Buongiorno, ci rivediamo a tutti. Ci rivediamo finalmente. Ci rivediamo tra una partita e l'altra, una live reaction e l'altra, mondiale tra l'Argentina, Olanda, Brasile, Croazia. Insomma, ci rivediamo finalmente qui nel mio canale. Vi invito a lasciare la campanella attiva. Lo sapete, tutte formalità. Arriviamo, guardiamo di arrivare a 1000. Che vi costa tutto gratuito. Clicchino, tantattà, iscriviti, like. Se vi va, lasciate un commento. Ok? Allora, buon mercoledì a tutti quanti. Ci Come mai questo video? Come mai? Come mai? Come mai questo video? Il video è semplice. Ho voluto fare questo video perché a me c'è delle cose che, come avrete capito dalla copertina, un pochino mi stonano. Allora, c'è da dire che ci siamo tolti tante soddisfazioni, no? Nello scorso campionato e anche ora, adesso, nonostante si è 8 punti dietro a Napoli, comunque sia, gli ottavi di Champions League l'abbiamo raggiunto. Il campionato, tutto sommato, siamo secondi e è sempre una nota di merito, penso. Tutti lo so che vorrebbero essere in testa, già col distacco, ma non è così, non è che funziona così il calcio. Sono cose che succedono una volta ogni 3-4 decadi e dobbiamo prendere quello che viene. Però in tutto questo, dopo aver vinto il campionato, poi ci sono stati i premi, ci sono stati. Tutti questi premi, allora partiamo. Premiato Ibra, premiato Maldini, premiato Mazzara, poi gli altri giocatori, Magnan, Leao, Fernandez, poi chi c'è? E insomma, a me mi puzza un po', mi puzza. Poi a me delle dichiarazioni di Cassano, poi l'ultimo, poi quell'altro lì che tramite la rivista, quella francese, che va a dire che sarebbe felicissimo se vince il Napoli, tifa Napoli, quell'altro stronzo che l'abbiamo mantenuto, l'abbiamo fatto mangiare e nonostante noi poi viene a lamentarsi se viene a Milano a giocare e rimedia i fischi, i bu, i famosi bu. Ma c'è solo una cosa a rispondergli, solo una, non c'è nemmeno da dire tante parole. Eccolo qui, eccolo qui. Questo è quello che si merita un soggetto come quello, perché quello dei capocci proprio non ragiona, quello non capisce una sega, non capisce né merito cazzo. Poi ci sta sconvolgendo, senti bene, ci sta sconvolgendo questo caos juventino. CDA che si dimette, indagini sulle plusvalenze, ma ora c'è anche su conti truccati, ma non è qui che mi interessa, non voglio andare qui. Quello che mi preme a me, e come avete visto nella copertina, è quello che sta succedendo con noi. Tutti questi premi, tutti questi, ogni giorno ci fioccano, ci regalano, ci mandano, ci spediscono, ce le tirano questi premi. Ora, l'ultimo Pioli che ha vinto anche il premio di Gentleman, allenatore Gentleman della stagione, dopo essere stato premiato come migliore allenatore dello scorso anno, adesso viene premiato anche, è stato premiato anche come Gentleman. Allora, fermi tutti. Toh, io metto col foto. Toh e toh. Io fo mi tocco. Perché non vorrei che tutti questi premi, premiucci qui, vadano a confondere un po' le idee e fanno un po' lievitare le persone con la loro stima, rischiano di essere diventare pieni di sé e andare incontro ai cazzate. Siccome Mister Pioli, lasciando stare il lutto della Coppa in famiglia, per amor di Dio, comunque in questa prima parte di stagione ha peccato in qualche cosa, perché ha peccato in qualche cosa. Ah, tra l'altro, fra parentesi, no, miglior allenatore d'ottobre, quello è Allegri, quello va detto, però miglior allenatore della stagione scorsa, Pioli. E miglior allenatore gentleman, Pioli. Allegri ottobre, è quello che conta, mese d'ottobre, ma va bene, queste sono altre cose. E ha avuto delle pecche, ha commesso degli errori, come lo hanno commesso per l'amor di Dio anche i giocatori. E io non vorrei che ora tutti questi premi, che avete visto una copertina, che ha fatto incetta di premi, vadano a influire sulla sua condizione mentale, ovvero che si senta arrivato, che si senta perfetto, che si senta insomma una persona che, ecco, non commette errori, che è infallibile. E questo, ecco, e questo, to, era qualche giorno ne volevo parlare, to, e to, e tocco ferro, e tocco ferro, perché qui a me non mi garba sta faccenda, tutti questi regali, non ci hanno mai regalato un cazzo, non ci hanno mai regalato un cazzo, non ci hanno mai premiato di niente, quest'anno, porca puttana, vanno a fare tutti questi premi, a me mi puzzano questi premi, a me mi puzzano come, una cordellina che stanno a fare dietro. Vabbè, io comunque sono fiducioso, anche l'intervista su Sky che ha fatto insieme a Caresa ha fatto vedere che è ancora con i piedi per terra e speriamo che mantenga questa linea d'onda, speriamo. La squadra è rientrata a prepararsi, l'abbiamo visto, hanno già state le sedute di allenamenti, sia fisico
sia palestra, potenziamento fisico, che poi palleggio, battitelle e famiglia, defaticante, insomma, stanno ripreparando piano piano, perché poi ricordatevi che ci saranno le amichevoli a Dubai, perché partiranno per Dubai, il nostro Milan, con Arsenal e Liverpool. Sono sempre due amichevoli, ma sono due amichevoli di livello internazionale che non dobbiamo di certo sfigurare. La nostra figura decente dobbiamo pur farla. Anche se poi quello che conta è dal 4 gennaio in poi, perché il 4 gennaio in poi abbiamo obiettivi, prima di tutto riguadagnare terreno sul Napoli o magari non perderlo ulteriormente, e secondo c'è questa Supercoppa contro i merda azzurri cartonati che dobbiamo prenderli, asfaltarli, portarci a casa da campione d'Italia in carica, e non voglio sentire male. Allora io mi aspetto che prepari bene, che prenda decisioni giuste e concrete e consenso dei giocatori a disposizione, perché ora rientreranno anche tutti i titolari, tutti i nazionali, tranne che i francesi e portoghesi e Leao, rientreranno gli altri. Ecco, spero che trovi una collocazione a tutti, che riesca a farli rendere al meglio e che si faccia seguire. Automaticamente comunque deve seguire anche la squadra, deve seguire lui. Poi mi le dichiarazioni di Cassano: se quello ne sto a fa un pallone è scarso, me ne frega un cazzo. Di quell'altro che tifa Napoli e spera che vinca il Napoli il campionato, gli rifò così, non me ne frega un cazzo di niente di quell'altri. Guardiamo, speriamo finisca questo mondiale e poi ci concentriamo, ci buttiamo a capofitto sul nostro Milan. Ecco, questa era solo una cosa che volevo dire, vi invito intanto al bar dei tifosi, da questa sera si ferma il mondiale, ma non le live del bar dei tifosi, perché ci sarà la live del tutto recap mondiale, calciomercato, squadre di club, del nostro cuore, la loro 22 e 20. E poi domani ugualmente sarà fermo il mondiale, ma da venerdì ripartiremo con le live reaction del canale del bar dei tifosi per seguire i quarti di finale. Capito? I quarti di finale. Con questo è tutto, ragazzi. Io vi saluto. Dai, qui giornata buongiorno. Spero che da voi sia meglio. Mi raccomando, like, campanella attiva, sostenete il canale. Ditemi nei commenti sotto cosa cavolo ne pensate. E dai, facciamo crescere questo canale. Arriviamo a 1000. Dai, per Natale se ci si fa. Qui che tocca l'altro di due. Cazzo, e mi gira coglioni perché non so come mai. Non si fa mai. Non si aumenta mai. Boh, i misteri delle piattaforme. Questi sono i misteri delle piattaforme. Ciao ragazzi, ciao, alla prossima, forza Milan, sempre, sempre e sempre. E che tutti gli altri mirate il dito. Shh, se non sciacquare la bocca, se la devono pulire, lo parlano di noi. Shh, zitti, vado a cagare con gli altri. Ciao.